perché è arrivato in collegamento telefonico Emiliano Babilonia. Emiliano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Emiliano, buongiorno. Bentornato, buongiorno Emiliano. Bentornato a Controcorrente. Allora, con Emiliano avevamo accennato un po' lo scorso venerdì di i temi di cui oggi avremmo parlato, insomma soprattutto del controllo mentale, di alcune che sono state le tue esperienze e le tue ricerche. Tu sei un ricercatore indipendente, quindi io ti cedo la parola, Emiliano. Ok, io in questo momento sto su un terrazzo in zona San Paolo, voi non ci crederete, ma ho tre misuratori di campi elettromagnetici perché ci hanno contattato alcune persone in questa zona che soffrono di gravi disturbi, mal di testa, dolori, bruciori all'interno degli occhi, non riescono più a dormire durante la notte, e abbiamo visto da una prima analisi che ci sono tre ripetitori o tre antenne dei telefonini che sparano direttamente su questi palazzi, in conseguenza veramente al di sopra della norma. Purtroppo alcune di queste persone hanno denunciato questi avvenimenti, sono venute delle associazioni che tutelano l'ambiente attraverso i campi elettromagnetici, l'inquinamento elettromagnetico, ma nessuno ha fatto niente. Tra l'altro lì a San Paolo c'è il palazzo dell'H3G, dove so che c'è un ripetitore, come si dice, mega galattico, proprio lì a San Paolo. Il problema è che sopra i palazzi ci sono questi ripetitori, la gente non li vede perché adesso sono diventati sempre più piccoli, ma sempre più potenti, e che utilizzano adesso la frequenza del 4G e tra un po' la frequenza del 5G, cioè una frequenza sparata in gigahertz che si spara all'interno di casa o all'interno del cervello durante il giorno e durante la notte con collegamenti continui, porta a una destabilizzazione delle frequenze fisiologiche e crea una distorsione del sistema immunitario, cioè il corpo non si rigenera più nella fase del sonno REM, e purtroppo queste persone hanno questi gravi disturbi, e quando vanno dai dottori gli dicono quello che gli sta accadendo, si prendono subito due schizofrenici, malati di mente o persone con manie di persecuzione. Sì, questo chiaro. Era lo stesso identico discorso che io avevo fatto durante l'intervista con Corrado Malanga, che gli avevo spiegato di questi avvenimenti, e purtroppo anche lui ha detto, dice, sulle nostre ricerche, i nostri test che abbiamo fatto, ci abbiamo riscontrato che queste frequenze, queste radiazioni creano gravissime patologie. Addirittura lui ha detto che all'Università di Firenze presero dei ragazzi per sottoporli a dei test all'interno del laboratorio dell'università, e quando amplificarono la frequenza dei 50 Hz si sono accorti che le persone cominciavano ad avere dei gravi disturbi, cioè perdita della memoria temporanea, nevralgie, vari dolori e vari bruciori che comparivano all'improvviso all'interno del corpo. Addirittura avevano degli effetti collaterali giorni successivi che effettuavano queste analisi e questi test. Certo. Purtroppo la radiazione, il campo elettromagnetico è invisibile, però può essere analizzato, ma non possiamo mettere ripetitori di campi elettromagnetici o misuratori di campo in tutte le case, tutte le persone che stanno nel territorio nazionale italiano. È come vivere a Chernobyl, ti dicono no, tutto a posto, però la radiazione arriva da questo punto a questo punto, e poi nascono i bambini con due teste, con cinque gambe, con quattro occhi, è come nei Simpson che si vede dentro il lago, il pesce con tre occhi all'interno del lago, e questo è uno dei grossi problemi. Senti, e che valori hai trovato? Guarda, sono il 45% più alti della media, perché Madonna, non possiamo allarmare di questa zona, non possiamo allarmare le persone che vivono in questa zona, perché sennò parecchi tartasseranno sicuramente la radio e diranno ah, ma com'è possibile, avete detto questa cosa, io sto male, che purtroppo c'è anche la suggestione di queste persone che magari hanno delle semplici patologie, ma che possono sembrare effetti collaterali dei sistemi che irradiano il nostro corpo durante il giorno. Pensa che l'altro giorno sono stato al Mitreo con il gruppo di antifrequenze, perché dovevamo vedere alcune cose. Abbiamo fatto un piccolo test, io mi porto sempre dietro un piccolo misuratore dei campi elettromagnetici, un semplice cavo elettrico di una lampada sparava un campo elettromagnetico a 3-4 metri dalla lampada stessa. Madonna. E quando io l'ho fatto vedere a loro, ho detto guarda, un semplice filo che cosa crea? Certo.
loro vero, vero. Sono rimasti così. Ti posso fare una domanda, Emiliano, perché noi cerchiamo di parlare dei problemi, sì, ma anche di dare nel nostro piccolo, chiaramente, dove si può, delle soluzioni. Quindi noi in genere parliamo magari di zeolite, parliamo magari di qualcosa che possa argento colloidale, clorella, qualcosa che possa aiutarci. Ma ad esempio l'orgonite, cioè qualcosa che possa spezzare questi campi magnetici, che possa un po', oltre il pensiero positivo, però che possa allontanarli in qualche modo, possiamo difenderci secondo te, c'è? Allora, questi sono dei palliativi che vengono utilizzati per le frequenze naturali del pianeta Terra, o le frequenze naturali che ci circondano. Ma quando si parla di tecnologie, è come se io metto un uovo all'interno del microonde e lo voglio schermare con l'alluminio. È praticamente impossibile. La frequenza del microonde entrerà per forza all'interno dell'uovo e lo cuocerà dall'interno, oppure lo farà addirittura esplodere. Certo. Quindi la differenza tra collegamento in frequenza neurale, oppure arma di energia diretta, oppure armi psicotroniche che interagiscono sia attraverso le frequenze ultrasoniche all'interno dei condotti uditivi, che molte persone purtroppo sentono acufeni, le voci in testa, hanno delle vibrazioni che possono essere anche derivate da questi campi elettromagnetici che vengono amplificati nel nostro corpo. Pensa che dall'analisi che abbiamo fatto, io da questo palazzo prendo dalle 300 alle 400 wireless, e purtroppo i test che vengono fatti sui ripetitori wireless, cioè sugli apparecchi che ci danno in dotazione le società telefoniche dentro casa, vengono fatti i test ma sul singolo wireless. Non dicono che se io metto in un palazzo 100 wireless, certo, 50 wireless, le amplificazioni sul nostro corpo si moltiplicano. È come avere dei ripetitori fissi addosso che creano campi elettromagnetici che ti creano. E infatti il wifi te lo danno gratuito, il cavo te lo devi comprare se vuoi evitare il wifi, no? Cioè, chiaramente è sintomatico, no? Giusto, wifi gratuito e cavo costa. Mi pare corretto. Io vorrei dire, adesso, mentre stiamo parlando in diretta radio nazionale, ovviamente, io vorrei fare un test e un esperimento con voi della radio. Cioè, un giorno vengo lì, sì, porto le mie strumentazioni, anche l'elettroencefalografo, e possiamo fare un'analisi in tempo reale durante la diretta per vedere i cambiamenti delle frequenze elettromagnetiche, ma nello stesso tempo della fase della veglia e della fase del sonno, che sarebbe una cosa molto bella, cioè far vedere direttamente, far vedere direttamente ai spettatori che seguono la radio su YouTube, come queste frequenze possano interagire mentre vengono effettuate delle analisi attraverso una trasmissione radio in diretta. Sarebbe una cosa veramente... Emiliano, questo magari lo possiamo fare anche in TV, a controcorrente, su Supernova. Certo. Certo. Come la vedi? Sì, lo possiamo fare tranquillamente. Anche interessante. Ma facciamolo anche qui in radio, facciamolo anche. Anche. Comunque. A me per ultimo, perché te lo sballo. Posso portare le strumentazioni e possiamo fare, diciamo, questa analisi per vedere le interazioni delle frequenze. Figo. Che interagiscono. Sarebbe bello pure quando il 27 vieni al Mitreo per la conferenza. Ricordiamo. Se lo porti, magari qualche cavia la troviamo, dai, tranquillo. Ricordiamo la tua conferenza, Giampaolo. Allora, il giorno 27 novembre, ore 14:20, ci sarà Frequenze Amore. Gli ospiti sono internazionali, Miles Johnston, che parlerà di frequenze e di Black Goo in particolare, e poi ci sarà Mario Cosentino, che parlerà di massoneria, mafia, Vaticano, eccetera. E Varo Venturi che parlerà anche lui di frequenze, ma frequenze a livello di cuore, di altro tipo, insomma, cuore, amore, sì.